Siamo con Matteo Berrettini. Ciao Matteo. Ciao. Innanzitutto volevo chiederti un tuo giudizio su quella che è stata la stagione con la tua squadra in Serie 1. Diciamo che la squadra non è al completo perché mettiamo lì alcuni giocatori come Borelli e Cipolla, non sono dei giocatori diciamo da tenere fuori squadra. Per ora il cammino è stato buono, con questa vittoria siamo secondi e ci giochiamo diciamo lo spareggio per rimanere secondi, quindi rimanere in 1-1 con Selvalta la prossima giornata. Oggi, la vittoria di oggi è sicuramente fondamentale. Riguardo invece un bilancio della tua stagione generale, come la giudichi? La stagione è stata molto corta e molto concentrata perché sono stato fermo 6 mesi da febbraio a settembre. E quindi diciamo che i risultati dopo il rientro sono stati abbastanza positivi. Adesso vado a giocare il Challenger di Brescia e vedremo un po' cosa esce fuori. Invece ti chiedo riguardo agli obiettivi futuri, mi hai detto Brescia questa settimana, poi avete pianificato qualcosa per il prossimo anno, vi siete date delle tappe? Non so se giocherò Andria e poi forse andrò a giocare dei future in Qatar, credo. Cioè bisogna vedere un po' come mi sento, come evolve la Serie A, come un po' di cose da vedere. Comunque la stagione dovrebbe finire a metà dicembre. Ultimissima battuta, il feeling con Quincy com'è? Ho visto comunque in doppio un'ottima partita. Sì, abbiamo giocato già una volta al Challenger di Mestre, abbiamo fatto quarti e ci troviamo bene, un destro mancino, ci abbiamo tutti due abbastanza bene, dobbiamo cercare di sfruttare la nostra altezza e quindi di giocare magari un po' più in avanti e quindi giocare al footballer, però mi trovo bene con lui, anche perché è molto carico e è divertente giocare con lui. Noi ti ringraziamo e ti facciamo un grosso in bocca al lupo. Grazie.